da Piazza San Silvestro a Roma, dove è in corso la manifestazione Io Apro, una manifestazione di ristoratori, partite IVA e non solo, poi lo vedremo, che hanno deciso di organizzarsi da tutta Italia tramite i social network in questa manifestazione dopo quella del 6 aprile scorso in piazza Montecitorio, dove ci sono stati anche dei tafferugli e degli scontri con le forze dell'ordine. Questa nuova manifestazione è stata organizzata, come detto, nei giorni scorsi e c'è da dire che la manifestazione era inizialmente programmata sempre per piazza Montecitorio, poi la Questura di Roma ha negato quella piazza perché c'era già un'altra manifestazione preannunciata e quindi queste persone hanno poi deciso di venire comunque a Roma e di organizzarsi in maniera autonoma e si sono ritrovate qui in piazza San Silvestro. Siamo in pieno centro a Roma, a ridosso di via del Corso. Molte erano i numeri che sono circolati nelle scorse ore riguardo alla partecipazione in questa piazza. Alcuni degli organizzatori avevano parlato di 130 pullman e 7.000 persone in arrivo a Roma. La piazza racconta di alcune centinaia di persone e, come vedete, se riusciamo a farvi vedere, si trovano adesso radunate sul versante della piazza, dove è schierata la polizia del reparto mobile. Tra le persone riconosciamo anche uno dei leader appartenenti di Casa Pound, Marcella. Hai visto? Sta là in mezzo? Sono tantissime le sigle che i lavoratori, i ristoratori che provengono da ogni parte d'Italia, abbiamo visto i ristoratori siciliani ma anche rappresentanti delle attività commerciali del nord, di Firenze e non solo. I manifestanti in questo momento stanno annunciando di voler andare verso Montecitorio in piena linea con quanto avevano, con le informazioni che avevano fatto circolare proprio sui social network, su Facebook in particolare, nelle scorse ore. Il loro intento, nonostante la mancata autorizzazione da parte della questura, non l'hanno mai nascosto, era quello di arrivare fino a Montecitorio, dove, come detto, nei giorni scorsi la questura aveva dato il no a questa manifestazione. Quindi vedremo ora, i manifestanti si sono spostati, come detto, su questo versante della piazza, dove, come potete vedere, il reparto mobile della polizia è schierato, così come anche su altri lati. Vergognatevi di rappresentare questo stato infame! Massaro! Anche voi! Creare tensioni! Vogliamo soltanto arrivare a piazza Montecitorio e ci vogliamo arrivare in modo pacifico! Proteggetevi tranquillamente, caschi! Non siamo qui per fare cazzotti! Non siamo qui a fare cazzotti! Siamo qui semplicemente! Fratelli d'Italia, Italia se ne sta, vedremo i cibo se ci fa la testa, dove la vittoria e voglia la gola stessa. Dio va, il Dio va, 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 Dio
molte bandiere tricolori, l'inno nazionale e tanti cori abbiamo potuto ascoltare nei minuti subito precedenti all'avvio di questa diretta. Molti contro il governo, contro il presidente del Consiglio Draghi e molti lavoro. Riaperture subito, grida qualcuno. Proprio da questo slogan prende il nome l'iniziativa di oggi, Io Apro. Siete qua in antisommossa, ma chi c'è qua? Non c'è nessuno, siamo tutti lavoratori che arrivano da mezza Italia. E questo non è contro la Costituzione, potersi più prendere la forza, in senso. Ci muoviamo? Siamo tutti italiani, noi! Vada più battore! Chiedono i manifestanti di poter passare per raggiungere Monte Citorio, questa sarebbe la via che poi conduce verso Monte Citorio. Oh, microfono, facciamo un bel colpo di libertà. Facciamo vedere anche altri lati della piazza. Diverse realtà molto pezzettate tra di loro, dalla Campania. Vivo Impresa. E questa è la chiamata di democrazia! Siamo certi che il loro lavoro sia corretto, ma devono capire, mi perdoni, me lo deve far dire, devono capire che non è più possibile continuare a fare le stesse scelte e ottenere risultati diversi. Questo lo disse Einstein nel 1925, ma vogliamo ancora parlare di tempo? Se le aziende sono nostre, se le aziende che sono state identificate come possibili portatori del virus sono chiuse e oggi in Italia abbiamo 20.000 infetti, c'è qualcosa che non funziona in questo sistema, ma non ci vuole un genio a capirlo. Una gallina basterebbe alla gestione pacifica di questa manifestazione, eppure non si riesce. Chiedono lo stop alle restrizioni imposte dall'ultimo DPCM del governo, quindi alle riaperture. Sono tanti gli esempi di ristoratori che, violando le regole nelle scorse ore, nei scorsi giorni, hanno deciso di riaprire nonostante i divieti imposti dal governo. Ragazzi, siamo tutti arrivati a Roma! Grazie! Elicotteri a volontà, ragazzi, elicotteri! Quanti sono arrivati? Bloccati perché non dovevano venire a manifestare, perché dovevano stare muti a casa, è quello che sta succedendo da 14 mesi! Libertà! Libertà! Ladri! Assassini! Guardatevi intorno! Guardatevi intorno, io non vedo nessun criminale qui, io vedo solo... Bravo! Lavoratori che sono i politici a morte! A morte!
piazzate, l'ha visto tutto il mondo, tutto il mondo. E su, voglio l'assassini sono loro, abbiamo fatto, ma dato che stiamo facendo la cosa giusta non ci fermeremo finché tutte le attività non saranno aperte, finché non ci sarà un giorno ufficiale in cui tutte le attività riapriranno per tornare piano piano alla nostra vita di prima, alla normalità, a quello che ci appartiene, la libertà di espressione, la libertà di lavorare e la dignità che ci vogliono togliere ma non ci toglieranno mai, perché ci sarà anche solo uno di noi a combattere. Libertà! 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 La cosa che più mi preme, assolutamente, non diamogli assolutamente nessuna possibilità di puntare il dito contro di noi e di dire che siamo violenti, perché non lo siamo, non lo siamo, nessuno. Bravo! Oggi come è stato l'altro giorno, ci vogliono etichettare, non ci etichetteranno mai, perché stiamo facendo la cosa giusta e non siamo persone violente, loro lo sanno, ma giustamente devono fare il loro lavoro, giustamente, no? E va bene, facciano il loro lavoro, ma anche noi dobbiamo fare il nostro! Quello che gli stiamo facendo capire è che noi siamo la parte buona di questo paese e loro sono la parte marcia di questo paese. Erano anni che non si vedeva una manifestazione con così tanti cittadini, persone, come diceva Momi, che vogliono solo tornare a lavorare. Prima le forze dell'ordine ci hanno detto, quando chiedevamo ma come si fa ad arrivare in quella piazza, ci hanno fatto girare mezza Roma. Sapete cosa ci hanno risposto? Voi fate il vostro lavoro che noi facciamo il nostro. Ma noi il nostro lavoro non ce lo fanno fare! Quello non è il nostro lavoro, non è il loro! Sono enormi indeciti, non devono rispettare! Noi dobbiamo lavorare, dobbiamo vivere! Ognuno faceva quello che doveva fare! Vai, Anto! Ma ci hanno tolto anche la democrazia, perché ci hanno tolto la piazza di Montecitorio con una scusa banale, cioè che c'era un'altra manifestazione. Il documento che mi è stato consegnato ieri dalla Digos diceva così: hanno imbrogliato tutti quanti noi, sono dei farabutti questi, non possono imbrogliare. A morte! A morte! A morte! Dobbiamo rimanere uniti, non ci dobbiamo far prendere da queste persone che ci catalogano come dei delinquenti. Siamo brava gente che vogliono cambiare questo sistema che è marcio, è marcio, è marcio. Anche le persone che hanno il casco in testa oggi sono marci. Perché... Vero! Quando hanno visto persone che erano ammalettate. Quindi oggi è un grande giorno perché siamo un'altra volta tutti quanti a Roma e noi faremo dei replay affinché loro non ci danno le risposte certe, perché solo così possiamo essere tranquilli e sereni per i nostri figli. Vi ringrazio a tutti quanti. Grazie dal primo lui e riprendiamoci la nostra democrazia che oggi ci hanno tolto togliendoci le piazze. A casa i politici! Ciao a tutti! La vergogna di questo paese sono i giornalisti, sono i media che pubblicano tutto tranne quello che devono dire veramente. Uno spaccato della piazza, come detto, raccoglie diverse anime questo pomeriggio qui, piazza San Silvestro a Roma, lo ricordiamo, dove è in corso la manifestazione Io Apro, a cui stanno partecipando realtà del mondo della ristorazione, partite IVA. Abbiamo visto anche qualche esponente di Casa Pound, però abbiamo visto anime diverse, una piazza che ha degli animi, come abbiamo detto, che esprimono sentimenti diversi contro la politica, contro le decisioni prese dal governo. Ecco, questa è la totalità della piazza,
possiamo farvi vedere e stimare così a occhio che si tratta di alcune centinaia di persone. Per cronaca va detto che gli stessi organizzatori sui social network avevano preannunciato che qui sarebbero arrivati 130 pullman, erano in arrivo 130 pullman e circa 7.000 persone. Notizie che sono state poi smentite dalla Questura di Roma nelle ore immediatamente precedenti all'avvio di questa manifestazione. Delle forze dell'ordine al momento si sta concentrando sull'eventuale spostamento di questo gruppo di persone verso Monte Citorio. Come abbiamo potuto constatare parlando con diverse persone qui presenti in piazza, alcuni si dicono pronti a forzare anche i blocchi della polizia che sono su tutti i lati della piazza. Altri invece hanno detto che manifesteranno qui, proprio perché, come detto, piazza Montecitorio, dove già il 6 aprile c'è stata una prima manifestazione dello stesso tipo, finita poi in disordini e scontri con la polizia, questa volta non è stata autorizzata per la presenza già di un'altra manifestazione, sempre nella stessa piazza a Montecitorio. Al momento però non c'è contezza o riscontro della presenza di questi pullman 130 come sono stati annunciati da alcuni rappresentanti di questa manifestazione, organizzatori sui social network nelle scorse ore. Attacchi ai giornalisti, chiaramente, come avete sentito, i giornalisti avrebbero tutta intenzione di far rimanere tutti a casa. Chi vi parla fa questo mestiere, ve lo può smentire. Thank you.
Prende ragione, la mia è quella luce. Siete voi, guardate quanta gente che c'è oggi. Ricordiamo, siamo in piazza San Silvestro in questo momento a Roma, dove in questo momento è in corso la manifestazione Io Apro. La pioggia in questo momento sta rinforzando l'intento, come detto, di parte della piazza sarebbe quello di raggiungere Monte Citorio. Tutti i lati, come vedete, giù in fondo c'è una camionetta della polizia, anche questo varco di accesso a Via del Corso è presidiato, e anche il lato sulla galleria Alberto Sordi è chiuso. Quindi chiaramente, qualora queste persone decideranno di raggiungere Monte Citorio, bisognerà passare uno di questi varchi. Veramente l'auspicio è che non avvenga e che non si registrino i disordini come è stata in occasione del 6 aprile scorso in piazza Monte Citorio, dove sempre una manifestazione passata poi alle cronache come Io Apro, ma cui poi fondamentalmente hanno aderito una pluralità di soggetti e di anime del mondo della ristorazione, certo, ma anche esponenti della politica. Abbiamo visto alcuni esponenti di estrema destra, ma anche le partite IVA, insomma diverse associazioni, anche giovanili. Poi il 6 aprile sono entrati a contatto con la polizia e quindi speriamo che questa volta non si verifichi la stessa identica situazione.
appena lanciato all'indirizzo della polizia. Anche nei confronti dei giornalisti. O posi sta cazzo di telecamera e manifesti con noi, o ti può levare dal cazzo. Hai capito? Levati dal cazzo. Questo è il clima. Il clima della piazza. Madonna.
Di bottiglie dopo i petardi. Sentite, qualcuno dice: ragazzi, non buttate petardi, bottiglie. Petardo. Continua il lancio di bottiglie e petardi. Ma di danni non c'è neppure nessuno. Thank you.
Sto cercando di capire cosa sta accadendo in questo momento. La bomba là! Questa è la situazione Piazza San Silvestro. Sì. Al momento la spinta sul cordone di polizia sembra essersi placata, ma come vedete le forze dell'ordine sono schierate da questo lato. Non si passa. Poco fa, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, intanto un'altra bottiglia ha colpito un agente di polizia, guardate, che viene immediatamente portato fuori. Pochi istanti fa, vediamo intanto qualcosa succede in piazza San Silvestro. Sono arrivati anche gli idranti. Ci spostiamo sull'altro lato di piazza San Silvestro. Poco fa eravamo lì, abbiamo visto chiaramente come un poliziotto in borghese è stato raggiunto da una bottigliata che lo ha preso in pieno volto, è stato portato via a braccio dai colleghi. Situazione sempre tesa. E ora l'attenzione dei manifestanti si sta concentrando su quest'altro punto di accesso alla piazza che dà direttamente su via del Corso, che vedete giù in fondo. Thank you.
mascherine! Levatevi le mascherine, grida qualcuno. Ecco lì, arrivano! La polizia avanza all'interno della piazza. Ricapitoliamo per chi si fosse collegato solo da poco: siamo a Roma, piazza San Silvestro, manifestazione Io Apro di ristoratori, partite IVA, ma non solo, l'abbiamo detto più volte. E poco fa i disordini con la polizia, con il lancio di petardi, un poliziotto che è stato raggiunto da una bottiglia lanciata dai manifestanti in pieno volto. E ora la polizia che è venuta avanti su questo lato della piazza che dà verso la galleria Alberto Sordi. E attualmente questa è la situazione. All'interno della piazza sono arrivati qui in via di San Claudio, la via che dà sul via del Corso, direttamente anche gli idranti. E arrivano altri blindati della polizia. Cercando di trovare un colloquio con la... Abbiamo sentito chiaramente alcuni manifestanti invitare gli altri a non commettere atti e gesti di violenza, mentre intanto qualcuno invece proseguiva nel lancio di bottiglie e petardi. Terrorista! Terrorista!
Giorgio! Vergognatevi! Vergognatevi! Andate a cacciare i dividiati dalle case che occupano! Domani da qua! A chiudere i cenori! Andate a cacciare i dividiati che occupano le case! Non venite qua! Noi siamo italiani! Paghiamo le tasse! Andate a cacciare i dividiati! Caricate sotto! Dovete essere soldi come gli italiani! Vergogna! Vergognatevi! Iniziano a cadere! Sono bello come fare! Vieni qua! Vieni qua! La polizia intanto parla con alcuni manifestanti, chiaramente l'obiettivo è quello di cercare di placare un po' gli animi e far scendere la tensione dopo i disordini avvenuti alcuni minuti fa. Della piazza colorita tra alcuni gruppi di ristoratori, lavoratori, li abbiamo visti, ci abbiamo parlato anche prima dell'inizio di questa diretta, che sono venuti qui a protestare contro le restrizioni del governo, in pratica in particolare contro le chiusure delle attività di ristorazione. Ma guarda, all'asta di Reggio Emilia fino a 51 cicli sono affidabili al 2%, ragazzi. Mia moglie è uscita di 5 mesi, ce l'ha avuto e non sapeva di averlo, l'ha saputo solo perché l'hanno obbligata a fare un tampone. Ci fate mettere le mascherine per proteggerci da questi sputi, ma il tampone ce lo mettete nel naso a terroristi, a criminali. Questi sono reati contro l'umanità, come ha fatto Milosevic nel 90 in Ucraina o in Bosnia, non ricordo, scusate. Criminali, fate rispettare legge e costituzione, del resto non ci frega un cazzo. Legge, quando loro erano nelle palle dei loro bisnonni, i padri dei bisnonni qua sono morti per la guerra. Ancora spaccati della piazza. E come vedete... Oh, ma ce l'accionate col cervello! O ce l'avete solo per farti le rette, porca madonna! Dai! Prati della piazza, punti della piazza dove qualcuno vorrebbe continuare la protesta in maniera più vigorosa.
e altri che invece comunque hanno rinnegato la violenza e lo hanno detto chiaramente, anche come detto prima dell'inizio di questa diretta manifestazione che è stata convocata sui social. L'appuntamento era inizialmente previsto in piazza Montecitorio, dove il 6 aprile scorso, una settimana fa, all'incirca 6 giorni fa, manifestazione simile, sempre riconducibile alla sigla Io Apro, questo slogan che è diventato virale sui social, diversi manifestanti si sono ritrovati in piazza Montecitorio e lì si sono verificati degli scontri con la polizia. Copione praticamente uguale oggi qui in piazza San Silvestro, dove i manifestanti si sono radunati, come detto, intorno alle 14, dopo l'appuntamento dato su Facebook, inizialmente sempre in piazza Montecitorio, poi la questura ha formalmente comunicato che non era stata concessa l'autorizzazione per la manifestazione in piazza Montecitorio, proprio perché lì già oggi era stata autorizzata un'altra manifestazione diversa, e così sui social il tam-tam che ha portato i manifestanti prima ad organizzarsi con un appuntamento in piazza del Pantheon e poi, come abbiamo appreso anche noi, solo nel primo pomeriggio di oggi, nella tarda mattinata di oggi, l'accordo per raggiungere piazza San Silvestro. Per chi non conosce Roma, siamo in pieno centro, a ridosso di via del Corso, non lontano da piazza di Spagna, non lontano dal Nazareno, la sede del Partito Democratico, non lontano da piazza del Popolo, insomma da Fontana di Trevi. Ecco, siamo in pieno centro a Roma e Montecitorio da qui non è molto lontano. L'obiettivo dei manifestanti nel radunarsi qui era proprio quello, è ancora quello, secondo quanto ascoltiamo, sentiamo come voi dalla piazza, quello di raggiungere proprio Montecitorio per far valere le proprie rivendicazioni, le rivendicazioni soprattutto di ristoratori, di voler aprire, di dire basta alle restrizioni imposte dal DPCM del governo, con le restrizioni volte a limitare i contagi. Una manifestazione che era partita inizialmente con cori e slogan e che poi dopo ha portato i manifestanti a contatto con la polizia su questo lato che vedete, e ci sono stati diversi momenti di tensione con lancio di petardi, bottiglie all'indirizzo della polizia. Un agente della polizia è stato raggiunto da una bottigliata in pieno volto, l'abbiamo visto mentre veniva portato via a braccio proprio dai colleghi fuori dal cordone, oltre il cordone della polizia per i soccorsi. E ora questa è la situazione della piazza, dove i manifestanti si sono un po' sparpagliati, hanno raggiunto diversi lati, proprio perché diverse sono anche le anime, come detto più volte, qui in piazza San Silvestro, e la tensione sul cordone di polizia sembra essersi calmata la tensione, nonostante possiamo vedere proprio in questo momento siano sopraggiunti nuovi mezzi all'altezza via del Tritone, la via che porta, che vedete giù in fondo alle spalle dei blindati della polizia, presenti qui con altri mezzi, con gli idranti in particolare, su via di San Claudio che conduce proprio a via del Corso, la via che vedete giù in fondo. Chiediamo solo il lavoro, chiediamo solo per andare a lavorare, chiediamo solo per lavorare. Chiara il bordo. Dai, radio, televisione israeliana, comandano loro. Siamo amico mio. Oh, abbiamo messo figlioli. Siete mercenari, mercenari anche voi. Sanno tutti chi dai mercenari. Sanno tutti chi dai mercenari. Deve essere autorizzata anche questa nostra.
Molti manifestanti si rivolgono anche agli agenti di polizia, abbiamo sentito più volte nel corso di questa giornata, di queste ore passate qui in piazza San Silvestro, diversi manifestanti rivolgersi agli agenti e dir loro: toglietevi il casco, toglietevi il casco. Ripartono i cori. Draghi contro il presidente del Consiglio Draghi. La comunità europea, non Draghi! Questa dunque è la situazione della piazza, mentre un gruppo di persone, come avete visto, è a colloquio con la polizia. Sentiamo che dall'altro lato sta accadendo qualcosa. Tutto in presa diretta. Della nostra libertà, non della mia.
Com'è possibile in uno Stato civile? Siamo 14 mesi! Lo Stato Italia si trova in queste condizioni! Non è assolutamente possibile! Perché bisogna fare una differenza che qui tutti dimenticano! Nelle altre nazioni le persone che scendono in piazza sono persone che lottano per diritti inoppugnabili! Sono lavoratori! Tutte le mie famiglie! Tutte le scelte sono sbagliate! I contagi saltano! E noi siamo chiusi con tutte le attività! Con le palestre! Questo governo ci deve pagare i danni! Ci deve pagare i danni! Questi sono pazzi! Speranza fa finta di nulla! Nessuno al governo! Nessuno si è degnato di dirci mezza parola! Ci hanno preso per il culo tutti! È una pazzia trovarsi in questa condizione! C'è qualcuno che deve pagare per quello che ha fatto, sia per i morti e sia per i morti di fame che oggi siamo noi! Libertà! 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 Io vorrei permettermi di ripetere ciò che ha detto Momi dall'altra parte. Questa manifestazione era stata indetta in modo dichiaratamente pacifico. Il Ministero degli Interni e la Prefettura ci hanno impedito qualsiasi altra piazza e ci hanno voluto imbottigliare qui facendo entrare degli energumeni che deliberatamente hanno provocato e hanno tentato di provocare degli incidenti. Gli organizzatori si dissociano da queste azioni perché non fanno che contribuire al clima di paura, di emergenza e di terrorismo. È chiaro? Ripetiamolo, che sia chiaro a tutti, perché tutti i giornalisti non sono qui, sono laggiù, giornalisti terroristi. E dopo 14 mesi abbiamo persone che sono qui oggi in piazza e i morti che ci dicono che ci sono più in giro, allora così, allora qualcuno ci vuole della piazza, come avete potuto notare e sentire direttamente dalle parole dei partecipanti, molti dei manifestanti, questo gruppo di manifestanti, si dissocia da quanto accaduto poco fa sull'altro lato di piazza San Silvestro, dove manifestanti sono entrati in contatto con le forze dell'ordine. Ciao, scusa, posso chiedere, sapete dov'è il corteo, quello grosso? Perché io avevo detto che... Guarda, quelli degli Apro stanno qua. Sono qua. No, ma siamo tutti qua, hanno fermato qua. Ah, non mi hanno... chiuso, raga. Okay. Siamo venuti giù da Venezia. Ragazzi, posso
Marco Agostini dell'agenzia Dire. Posso chiedervi perché siete qua? Se vi va? Siamo qua perché per sostenere. Da dove venite? Da Venezia. Da Venezia appoggiamo un movimento e insomma esserci è già far qualcosa, oltre che a sostenere chi ha il coraggio di riaprire, che anche quello è. Siete d'accordo con chi ha il coraggio di riaprire? Sì. Qual è la situazione dalle vostre parti, se ti va di raccontarlo? Dalle nostre parti è che la vita prosegue normale per i privilegiati che hanno un lavoro che è rimasto aperto, e per gli altri non ci sono tante prospettive, depressione, stare in casa senza futuro, quindi basta. Secondo te basta, è il momento di dire basta a queste restrizioni? Sì. E anche al coprifuoco la sera, rivogliamo la notte. Rivogliamo la notte. Ma non avete paura, non avete paura dei contagi? Te lo devo fare questa domanda. No. Contagi all'aria aperta, comunque no, bisogna non aver paura. Contagi all'aria aperta è molto difficile che avvengano, come le mascherine. Adesso io la sto mettendo per rispetto tuo. Però come la mascherina all'aria aperta è una puttanata. Diamoci conto, i contagi si prendono in ospedale o al lavoro negli spazi chiusi. Con i giusti accorgimenti, secondo me, possono riaprire tutti. Non capisco perché alcuni possono riaprire mantenendo appunto comunque le giuste precauzioni e altri no. Questo. Grazie della vostra testimonianza, grazie. Grazie a te. Gruppo di ragazzi arrivano da Venezia. Non imprenditori, ma a sostegno e contro le misure, a sostegno dei ristoratori fondamentalmente. Da quanto abbiamo capito, da quanto avete capito, più che altro contro le restrizioni. Sull'altro lato della piazza la situazione di stallo che avevamo lasciato poco fa, con le forze dell'ordine schierate. Delle persone che fondamentalmente prima si trovavano sempre su questo lato della piazza quando le istituzioni sono assenti, non ci fanno proprio, da domani dobbiamo aprire tutto, dobbiamo aprire tutto. Continuiamo a spostarci su piazza San Silvestro perché ma c'è gente che piange, c'è gente che sta veramente male. Come vedete la manifestazione si è fondamentalmente spaccata, la piazza si è fondamentalmente spaccata in due dopo i disordini che ci sono stati con la polizia a ridosso di via del Tritone. Anche su questo lato ogni accesso alla piazza è stato bloccato. Questo ha creato malcontento tra diversi manifestanti, proprio perché, come avete potuto sentire nel corso di questa diretta, più volte i manifestanti avevano l'intento originario, così è stato comunicato anche da alcuni rappresentanti, loro leader su Facebook. L'obiettivo era quello di raggiungere Montecitorio. Ma come vedete la piazza è blindata, da qui non si esce. Allora, andiamo avanti. Attenzione aperta per favore. Molti sembrano spostarsi
non capiamo se per abbandonare definitivamente la piazza. Sì. Chi esce da questa parte con Io Apro? Oh, marcia della liberazione, dove va a soffiare? Che casino, mica. Stavo per chiamare tu, vai. E quindi al momento i partecipanti alla manifestazione che si riconoscono sotto la sigla Io Apro, come avete visto. Io Apro, la manifestazione è sciolta, si prosegue pacificamente. Via della Mercede, la manifestazione è sciolta, è stato annunciato da uno degli organizzatori. Quindi cercheremo di capire ora se anche questo deflusso avverrà, speriamo, senza problemi. E terminiamo qui la nostra diretta da Piazza San Silvestro, dove lo ricordiamo oggi alle 14.30 è stata convocata questa manifestazione Io Apro, convocata sui social, che ha portato in piazza diverse centinaia di persone, ristoratori, partite IVA, che chiedono al governo lo stop alle misure di restrizione, di contenimento del contagio, che obbliga soprattutto ristoratori e tante attività partite IVA a rimanere chiusi parzialmente, con ovviamente delle conseguenze sugli introiti, gli incassi, insomma sull'economia di tante persone, tante famiglie, rivendicazioni che purtroppo poi a un certo momento del pomeriggio sono sfociate da un'altra anima della piazza, possiamo dirlo, che ancora resta in piazza, non la abbandona, in contatti con la polizia, così come era accaduto il 6 aprile davanti a Montecitorio. Per il momento da Piazza San Silvestro è tutto, per l'agenzia Dire, Marco Agostini.